Gianfranco Cuti, che è di Rivigliasco. Quanto è importante raccontare la storia di Alessandria ai bambini delle scuole? Ma è importantissimo, è vero che è un luogo comune, corretto, peraltro il fatto di avvicinare, interessare e creare delle suggestioni per primo luogo chi è più giovane, quindi cominciare ad avviare all'interesse nei confronti della storia. La storia illustrata, o meglio la storia a fumetti, è ovviamente uno strumento eccezionale per arrivare a questo. Anche se, a mio avviso, dati oggi gli scarsi tempi dedicati alla lettura anche da parte degli adulti, credo che possa essere un buon strumento anche per gli adulti, non so quanti conoscono la storia di Alessandria, per poterla affrontare e conoscere meglio lo spazio dove si vive. Quindi oggi è una bella giornata, si parla di storia, si parla di capacità tecniche di chi ha realizzato questo libretto e si parla anche di creatività, perché per fare queste cose, oltre alla conoscenza della storia, bisogna anche avere una buona dose di creatività per caratterizzare gli individui, per creare delle scene particolari che possono essere curiose. Quindi benvengono questi momenti. Grazie.